numero 806 per chi ha il libro a casa. Io mi rallegro quando vado nella dimora dell'Eterno. Io mi rallegro quando vado nella dimora dell'Eterno. Ci può essere un posto che possiamo andare con più voglia di essere benedetti, se non quando entriamo nella presenza del Signore. Se qualsiasi parte andiamo, non mancano le difficoltà, ma l'unico posto che è un posto di rifugio, dove viene alimentata la nostra fede, dove la benedizione è lì presente, nella casa del Signore. Quando andiamo al Signore, la casa del Signore diventa il nostro cuore, che è il Tempio dello Spirito Santo, quanto noi gli diamo lo spazio nel nostro cuore che ha bisogno. Cantiamolo insieme, metti ogni altra cosa da parte, farai tutto dopo. È importante che noi mettiamo l'attenzione in questo cammino, camminiamo con attenzione, perché facilmente la distrazione ci porta fuori strada. Quante volte per una piccola distrazione abbiamo sentito incidenti così gravi? Piccole distrazioni ci portano lontano da quelli che sono gli obiettivi della nostra vita. Perciò mettiamoci tutta la nostra attenzione per vedere il Signore, che cosa ci vuole dire attraverso tutto quello che Egli ci dà. Perché la sua parola dice: beato chi legge, beato chi ascolta, e insieme, mentre lo lodiamo, siamo certi che lo Spirito Santo ha qualche porzione da darci. E se siamo distratti, può uscire fuori. È come quando siamo distratti che abbiamo una bottiglia che la mettiamo sotto la fontana. Se distrattamente ci spostiamo, l'acqua scorre al lato della bottiglia, ma la bottiglia resta vuota. Vogliamo proprio metterci sotto la fontana divina, che scorga e scenda nei nostri cuori. Benedetto tu sei. Cantiamolo insieme. Ti vogliamo lodare, Signore.
vale più di 1000 altrove. E noi 1000 altrove li abbiamo già passati. Allora oggi è il giorno che vogliamo dedicare al Signore, un giorno insieme con te. Non ci siamo riusciti i 1000 giorni passati e cominciamo oggi, perché quando possiamo dire ancora oggi, abbiamo ancora la possibilità di prendere decisioni per dare una svolta verso la giusta direzione, perché attraverso la parola il Signore ci dà sempre delle direttive come imboccarci nella strada migliore e ci porta avanti, perché ci sono delle strade speciali che Lui ci vuole indicare e man mano che noi lo seguiamo, quelle che non conosciamo diventano le nostre strade. Infatti, nessun credente prima di essere convertito avrebbe voluto diventare credente, neppure Paolo. Paolo voleva servire Dio, ma a modo suo. Anche quelli che avevano una gran voglia di servire Dio, prima della conversione lo volevamo servire o lo volevano servire a modo loro. Ma poi c'è stato un momento dove il Signore ha detto no, 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 è così che devi andare. Aspetta, ti chiamo, ti faccio io la strada. E man mano, mentre ci prospetta l'eternità, alleluia, ci fa camminare attimo dopo attimo. Alleluia. Benedetto sia il Signore. Perché se vogliamo camminare col Signore, dobbiamo lasciarci guidare così, man mano che scorre la vita. Lasciarci guidare dallo Spirito Santo vuol dire, se ci anticipa delle cose, se ci dà dei grandi progetti, però dobbiamo vigilare sempre al presente, perché quello è l'attimo che lo Spirito Santo vuole fare qualcosa nella nostra vita. Cioè noi dobbiamo restare sempre con le orecchie aperte, le orecchie del cuore, un poco come quei cavalli di altri tempi quando stavano nelle fiere, facevano sempre con un orecchio così e un orecchio così, perché erano svegli, benedetto sia il Signore. Cantiamo un altro canto insieme. Numero 799, ho sentito un altro numero che non dimentichiamo per poterlo continuare a cantare. Ti voglio raccomandare di cantare insieme con noi. Tu apriti davanti al Signore e permetti allo Spirito Santo di lasciar scorrere nella tua vita, rilassati nella sua presenza. Mettiti in una posizione di cercare il Signore. Quel relax che hai bisogno, naturale, diventa un'occasione per lo Spirito Santo. A qualcheduno non so come spiegargli per mettersi davanti al Signore. Dico, tu ti devi mettere in un'aspettativa davanti al Signore, devi stare con quella tranquillità necessaria. E a qualche mamma gli dico, ti ricordi quando allattavi il tuo bambino? Ti mettevi in una posizione di relax, perché se no non scendeva il latte, così si diceva una volta. Adesso tutto artificiale. Invece si mettevano così tranquille e il latte scorreva e il bambino si nutriva. Se c'era tensione non era la stessa cosa. Noi non vogliamo restare in tensione davanti al Signore. Vogliamo dire, Signore, qui è il posto migliore che io sono. Qui sono nel ristorante migliore, ristorami Signore, sì, quella ristorazione che non è quella che molte volte troviamo in qualche ristorante o in qualche pizzeria, come è capitato a Marco l'altro ieri che è stato male, perché la pizza gli si è gonfiata nella pancia, non era cresciuta col lievito, l'avevano fatta in fretta. Si è finita di gonfiare nella pancia, è arrivato con una pancia come un pallone. E benedetto sia. Col Signore non è così. Tre sono andati a mangiare, tutte e tre sono stati male. Col Signore non è così. Egli ci dà il meglio. Calcola che Gesù, ai suoi discepoli, spesso lo troviamo che gli arrostiva il pesce sulla spiaggia. Ditemi, c'è un
mangiare più leggero e più bello del pesce? Il Signore ci tratta bene, però dobbiamo avere un po' di fame. Se vogliamo farci una bella mangiata, dobbiamo avere, te lo dico in dialetto, un bello appetito. Se abbiamo fame, il Signore ci darà quello che abbiamo bisogno. Cantiamo insieme. Dio non rifiuta la preghiera, nessuna, la tua e la mia. Perciò appressiamoci a Lui, dirigiamoci verso di Lui, facciamo diventare il nostro cuore come una preghiera nella prima cosa di chiedere: voglio sentire la tua presenza nel mio cuore. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Oh, alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Hay bisogno d'ora, stai soffrendo.
quando egli sta in silenzio, e perché sta lavorando. Benedetto tu sei, permettiamo al nostro cuore che si aprono le valvole della lode, perché mentre noi lo lodiamo, egli ti benedice, la sua benedizione, la sua presenza. Io ti ricorderò sempre che l'Iddio di Israele vive nelle lodi del suo popolo, vive nelle lodi di ogni credente, vive nel tuo cuore quando tu lo lodi, perché si crea quell'atmosfera che piace allo Spirito Santo, non artificiale, non finta, non per far vedere, quella genuina, quella vera, il succo, quello che esce come un vapore speciale, come una spremuta del nostro essere, come si forma la grappa che ne viene fuori dal vapore, così dal vapore della lode che sale dal nostro cuore in quell'atmosfera, lo Spirito Santo ci vive, gli piace, ci resta e rilascia nel nostro essere, allarga la sua presenza, si diffonde nel nostro essere interno e ne beneficia anche il nostro corpo. E molte volte quella presenza dà liberazione, dà guarigione, fa opere potenti, distrugge le forze, le infezioni che ci sono, i virus come il dubbio, come la gelosia, come l'invidia, vengono distrutti perché è un disturbante speciale. Alleluia, benedetto tu sei, ti vogliamo benedire, Signore. Alleluia. Avevate chiesto un numero 781, vogliamo continuare a lodare il Signore. Non ti fermare di lodare il Signore, anche se non hai voce, col cuore si può fare. Dio c'è. Dio c'è. Alleluia. Quando alziamo lo sguardo al cielo, Dio c'è. Figli suoi noi siamo, riscattati dal suo amor. E per questo noi diciamo, Dio c'è. Alleluia. Dio c'è dove sei tu, Dio c'è dove ci siamo noi.
Il tutto si muove in un modo diverso quando il nostro cuore si apre, sentiamo la sua presenza. Non ci basta sapere che Dio è onnipresente e che riempie l'universo. È quando si manifesta nella nostra vita, quando noi ci apriamo, Egli si manifesta, ci parla, ci edifica, ci fortifica, ci dà libertà, perché lo Spirito Santo non è uno spirito di timore, è uno spirito di libertà. Prenditela la libertà, prendiamocela e diventa nostra. Più ce ne prendiamo e più resta nostra, perché è gratuita. È come quando tu fai una respirazione su una montagna dove c'è l'aria pulita. Quell'aria diventa tua e te ne assorbi il meglio che c'è dentro. Così quando noi ci prendiamo quello che il Signore ci dà, diventa nostro e crea benessere dentro di noi. Alleluia, benedetto tu sei.
gloria al tuo nome, Signore. Abbiamo bisogno di una preparazione perché lo Spirito Santo possa operare nella nostra vita. Io dico sempre che il naturale ci aiuta a comprendere quello spirituale. Se noi prendiamo la parola del Signore, troviamo che cosa? Una preparazione spirituale. C'è il Cantico dei Cantici che si spiega in un modo speciale di un rapporto, la sposa con lo sposo. Qual è nel naturale che lo Spirito di Dio entra in azione e sviluppa qualcosa di nuovo? Quando c'è l'amore tra due coniugi, nel momento del gene che penetra, in quell'amore lo Spirito di Dio inietta la sua presenza e genera anche l'essere umano. E lì è un amore naturale, alimentato e con la presenza dello Spirito di Dio che genera un cataldo, un bambino. Questa immagine la prendiamo e la trasportiamo dove? Quando il nostro cuore si predispone nella lode e si apre allo Spirito Santo, in quella tenerezza che il nostro cuore si è aperto allo Spirito Santo, lo Spirito Santo insemina i doni spirituali. Se non c'è quell'atmosfera, lo Spirito Santo non può agire in un cuore duro, freddo, indifferente, sospettoso, ansioso, duro. La lode, perché lo dichiara la parola del Signore che egli vive nella lode del suo popolo? Perché quando noi ci apriamo nella sua presenza, il nostro cuore si intenerisce, tanto si intenerisce, e ti voglio portare degli esempi in modo che ti resta chiaro, la rivelazione che Dio ci dà serve proprio per portarci alle giuste riflessioni, perché quando il Signore comincia ad operare nel cuore di un credente che lo salva, lo fa piangere, piangere di gioia, perché il cuore si intenerisce, si apre allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo comincia l'azione di penetrazione nel nostro essere, ci intenerisce, il nostro cuore diventa tenero e si apre e si forma così attraverso la presenza dello Spirito Santo e la preparazione del nostro essere che lo accoglie, incomincia ad inseminare i suoi doni dello Spirito Santo, cominciando dalla salvezza, l'amore di Dio che si manifesta nel nostro cuore e produce la salvezza, ci rigenera, ci fa nascere di nuovo una seconda vita attraverso lo Spirito di Dio e cresce in quell'atmosfera. Gesù dà dei consigli pratici come mantenere questo nido continuo nella nostra vita. E dice che cosa? Imparate da me che sono mansueto ed umile di cuore. Se vogliamo la presenza dello Spirito Santo nel nostro cuore, abbiamo bisogno di rimodulare il nostro modo di essere, il nostro modo di vita nella sua presenza. E quando noi gli diamo lo spazio che desidera, estraneandoci a tutte le altre cose, la sua presenza diventa tanto forte e reale e comincia ad inseminare e far crescere i doni dello Spirito Santo nel cuore di ogni credente, che poi deve custodire e mantenere, deve lasciar perdere le altre cose per dare il primo posto, l'importanza assoluta a questo ospite divino che è venuto a dimorare nella nostra vita e noi gli abbiamo dato il nostro cuore. Noi passiamo al lato e lui diventa il padrone. Noi ci mettiamo al suo servizio e stiamo come stanno davanti alle case di quei regnanti che ancora si usa in Africa, ci mettiamo noi davanti la porta e diciamo: dimmi che posso fare. E siamo contenti di poter fare qualcosa quando egli ci dice: fai questo, fai questo, fai questo.
e noi siamo lì al suo servizio. Egli deve dominare nella nostra vita. Noi gli dobbiamo creare la possibilità di agire nella nostra vita. E allora ritorniamo dove siamo partiti. Allora cominciamo a comprendere il libro dei Cantici, Cantico dei Cantici, lo comprendiamo sotto il profilo spirituale, perché così viene letto e quando noi lo leggiamo ci apriamo a chi? Allo Spirito Santo. Non saranno dei versetti di seduzione per portarci nel naturale, sono dei versi che ci portano verso lo Spirito di Dio che accogliamo nella nostra vita. E qui non serve più il maschio o, o la femmina, perché nel regno dello Spirito non esiste più maschio e femmina. Benedetto sia il Signore. Hai capito? Il Signore ci rivela come noi dobbiamo prepararci, perciò la lode è importante, quella che esce dal nostro cuore. Allora che dobbiamo fare? Dobbiamo metterci col nostro cuore nel dire: io voglio avere un incontro con te, Spirito Santo. Voglio. Non è che deve venire dall'altro mondo, è già dentro, perché alla nuova nascita già lo Spirito Santo ha iniziato a farsi il nido, si comincia a fare spazio nella nostra vita, si comincia a allargare. Più spazio gli lasci, più spazio gli lascio, più aderiamo e ci conformiamo alle direttive che gli ci dà, più la sua presenza è costante. Benedetto sia il Signore. Egli vuole operare stamattina, vuole operare nella tua vita. Egli ti dà la comprensione, poi sei tu che ti devi mettere nella giusta posizione. Sono io che mi devo mettere nella giusta posizione, sono io che mi devo estraneare alle altre cose e cercare quel filo di comunione che scarica quell'energia speciale nella nostra vita e ci nutre, perché penetra da tutte le parti nel nostro essere, produce libertà, guarigione, ministeri, tutto. Diamogli spazio stamattina. Diamogli spazio che abbiamo capito come bisogna andare al Signore. Benedetto tu sei. È un rapporto intimo con lo Spirito, personale e intimo. Nessuno lo può fare per te, nessuno lo può fare per me. Cantiamo un altro canto. 810. Numero? 810. Oh che sei speciale, Spirito Santo. Grazie, 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 grazie. Egli è l'uomo che ebbe il potere, vedete, questo contenitore speciale di Gesù che aveva, di camminare sopra il mare. Chi è costui che può far tacere il mare nel momento che la tempesta ti vuole affondare e si riversa su di noi? Queste immagini naturali ci fanno comprendere che cosa? Che non ci può essere tempesta nella tua vita, che egli non può fermare, la vuole fermare ora mentre tu lo canti, perché ti porta le immagini del suo potere ed egli entra in azione nella nostra vita e ti fa sentire che lui sa calmare la tempesta, quella che sembra impossibile per noi diventa possibile mentre noi ci apriamo a lui e diventa la persona più importante e gli permettiamo di operare. Canta pure tu, non discordare, e faccio un po' più indietro e ti guardo, se non canti vengo vicino e dico: dai, ti devi esercitare, perché se devi lodare il Signore, non basta solo gli strumenti, non lodano il Signore, è il cuore che loda il Signore, anche se sono buoni, però il cuore deve lodare Dio, eh? 810 per te che hai il libretto a casa e poi te lo leggi, poi te li ripassi questi canti per comprenderne, te li ripassi in un modo che preghi che il Signore ti riveli il tracciato che c'è in questo canto, nei canti che noi cantiamo, ti nutri. Alleluia, grazie Signore. Gloria al nome del Signore. E l'uomo che grazie Signore camminare sopra il mare, chi è costui che può far tacere il mare?
Signore, quando tu leggi la parola del Signore, trovi spesso dei canti che si ripetono. E Dio ha permesso ed ha ispirato gli scrittori sacri per una cosa molto importante. Vengono riportati tutti i grandi eventi che Dio ha fatto e vengono trasferiti in canto. Perché? Perché questo popolo che conosce le regole di Dio, che ci sono stati uomini guidati dallo Spirito di Dio, hanno fatto un tracciato speciale. Ora te lo dico. Quando camminava questo popolo, aveva delle difficoltà come li abbiamo tutti. Queste difficoltà si ergevano come si ergono davanti a noi. E tanto sono grandi a volte che ci fanno entrare in paura, in timore e ci mantengono schiavi, ci schiavizzano. Perché Dio ha stabilito il canto, la lode e riportare in luce ciò che Dio aveva fatto. Perché nel momento che si riportano in luce le grandi opere del Signore, svanisce dal nostro cuore il problema, il mare che abbiamo davanti e si apre nel nostro cuore e nella nostra mente la grande liberazione di un passaggio di un popolo che sta camminando. E quello promuove la fede. Perché? Perché fa vedere la grandezza di Dio che agisce trasportando dall'altra parte 3 milioni di persone in mezzo all'acqua per l'asciutto
e poi fa vedere nel canto che trasporta, perciò questi canti ci venivano usati, per ricordare la grandezza di Dio. E allora quella piccola montagna che era davanti alla persona che cantava svaniva, perché penetrava il potere divino attraverso la testimonianza, la visione diventava grande verso Dio, come se il cuore dicesse: ma io ho un Dio tanto grande, cosa vuoi che sia sta collina davanti a me, mentre Dio sta facendo passare tutti noi insieme, 3 milioni di persone, e poi non solo, ma dà una visione chiara nel comprendere che oltre al passaggio il nemico che ti vuole bloccare, ti vuole rendere schiavo e ti vuole intimorire, resta sotto le acque con tutti i carri più potenti che ci sono. E questo crea fiducia. Il nostro cuore si attiva ad avere fiducia in colui che compie le grandi opere. E non è un Dio del passato, è l'Iddio di adesso, che mentre tu ti apri e guardi le sue grandi opere, i tuoi problemi cadono, perché la sua presenza li esclude dal tuo cuore, perché la lode ti porta in uno stato d'animo diverso con la presenza, con le iniezioni continue che lo Spirito Santo dà, e dà luce, perché ti fa rivedere la sua grandezza, e lo Spirito Santo attiva la fede. La fede è un dono dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo entra in azione, ti dà anche la fede. Il dubbio non c'è più spazio, non ci può restare, come non possono restare le tenebre quando noi accendiamo la luce. Perciò quando noi seguiamo le direttive che troviamo nella parola del Signore e le applichiamo nella nostra vita, le cose cambiano, perché la presenza di Dio fa cambiare le cose. La presenza dello Spirito Santo, la presenza di Gesù, Gesù, lo Spirito Santo. Gesù non viene in persona carne come Gesù di Nazaret, ha dato questo servizio da svolgere allo Spirito Santo. Egli prenderà del mio, ve lo trasferirà, ve lo porterà, ve lo riprodurrà vivo, va a attivare la nostra coscienza. Il tocco della sua presenza sulla nostra coscienza energizza tutto il nostro essere. E Zac è arrivato. È arrivato internet e si vedono le immagini, si può scrivere, si può mandare all'altra parte del mondo, si può comunicare. È solo una pallida, è un pallido esempio che ci aiuta a comprendere l'invisibile che entra in azione nella nostra vita. Perché Dio ci ha dotato attraverso la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ed è lo Spirito Santo che attiva nella nostra vita quella luce che noi abbiamo bisogno, quella forza che abbiamo bisogno, perché lo Spirito Santo, ti porto un altro esempio, è come la corrente elettrica. Quell'energia ti sa far funzionare il frigorifero, ma ti sa far funzionare anche la stufa. Uno produce freddo, l'altro produce caldo, ma è un sistema nostro che immaginiamo Dio come l'ha fatto, è un sistema nostro che funziona l'uno e l'altro. Quando lo Spirito Santo penetra nella tua vita e tu gli dai spazio, funziona in un modo e nell'altro, perché è Lui. Perciò è importante conoscere lo Spirito Santo, invocare lo Spirito Santo, questo ospite che vuole dimorare nella tua vita, nella mia vita, gli dobbiamo dare tutta la riverenza e l'accoglienza che abbiamo bisogno. Sai perché lo Spirito Santo mi guida in questo modo? In modo che tu cominci ad avere un quadro chiaro, perché hai bisogno della nuova nascita, perché si apre, si riattiva lo spirito che si è atrofizzato dentro di te, si è spento. La nuova nascita lo riaccende, ti comincia a far vedere e man mano ti ricostruisce, man mano che tu leggi la sua parola, preghi, lo segui, gli dai il posto che si deve, perché il Signore sta formando una chiesa potente, la sua chiesa,
che deve avere le idee chiare come muoversi per camminare con Dio. Alleluia. Grazie Signore. Un canto? 756. 756. Alleluia. Benedetto sei. Marco, non discordare di cantare. Va bene. Quanti cantare un bel canto che ci porta alla preghiera e cantiamo il numero, che non so il numero, ma le parole. O alma mia, perché t'abbatti? Ci vogliamo alzare in piedi, che numero è? 192 292 292. Perché serve questo canto? Perché tu non hai di abbatterti e puoi dire, come diceva il salmista. Il salmista con chi parlava? Sapeva che era soggetto ad una tendenza che il suo essere, l'anima, se stesso, a volte restava abbattuta. Perché poi non era facile questo uomo che... Un uomo chiamato da Dio non è che aveva una vita facile. Non è detto che gli uomini di Dio, le donne di Dio hanno una vita facile, è perché quando doveva agire lui aveva solo una cosa buona che dobbiamo prendere per noi, che chiedeva al Signore che doveva fare per le battaglie, per la guerra, per... Il Signore ci unge. Ma poi noi dobbiamo desiderare di avere la sua guida man mano che camminiamo avanti, perché poi noi siamo deboli, infatti lo dimostra. O alma mia, perché ti abbatti e ti commuovi? Perché? Perché vivi come se non hai più speranza? Tu hai avuto tante vittorie, hai fatto tutto questo. Sì, perché noi siamo soggetti. Siamo soggetti. Ti voglio portare un esempio come siamo soggetti noi. Elia, un uomo aveva distrutto 450 profeti, aveva chiamato tutto il popolo di Dio a fare una grande manifestazione nel dire a tutto Israele: oggi è il giorno che scegliete a chi volete servire,
se noi lo guardiamo questo uomo con un messaggio potente di Dio, questo è un uomo che oltrepassa la misura umana, infatti è vero, ma dopo poco tempo era un uomo non solo che voleva morire, ma una donna gli correva dietro e andò in paura. Noi siamo proprio così, viviamo dei momenti e dei momenti, però qualsiasi momento esso sia, abbiamo sempre un rifugio speciale, quello di Dio, e allora ci vogliamo entrare. Anche la bomba atomica che arriva, quel rifugio funziona, può arrivare qualsiasi bomba su di te, su di me, ricordiamoci perché dobbiamo temere, alma mia, perché ti devi abbattere? Ora è tempo di andare al Signore, è lì che prendiamo la nostra forza. Tu sei la nostra forza, tu sei il nostro vigore, tu sei colui che prendi in mano, tu sei colui che ci scarichi e ci ricarichi. Tu quando pria, vedi, in un momento di scoraggiamento, di perplessità, che cosa vede lui? Vede quello che ha visto sempre, che mentre sembra che verso le 4 del mattino c'è un temporale, lampi, tuoni, e ti alzi alle 6 e c'è il sole pulito. Che è successo? Io penso che pure oggi era così, invece è cambiato tutto. Così fa il Signore nella nostra vita. E quest'uomo lo spiega e dice, tu quando pria, mo fra poco, fra qualche istante, vedrai la gloria nella vittoria che a tuo favore non mancherà. Perciò dobbiamo restare svegli. Senza del Signore, perché Egli lo fa misteriosamente. Andiamo così al Signore, aspetta di grandi cose dal Signore mentre tu vai, non hai motivo di restare abbattuto, lo puoi già proclamare, alleluia, perché Egli ti dà la liberazione mentre tu la proclami. Gloria a te Signore. Oh Shakamassandra. Abbatti, oh alma mia, e ti commuovi quando pria, e dai la gloria nella vittoria e a tuo favore non mancherà.
tene, tu non temere, t'aspetta il bene, sopra te il male, giammai prevale. Spirito Santo, attiva il tuo potere su ogni cuore che sta cercando la tua presenza. Spirito Santo di Dio, rilascia unzione e benedizione, togli ogni timore e infondi certezza. Alleluia, attiva la fede, Spirito Santo di Dio, perché camminare con te, oh Dio onnipotente, rilascia unzione sul tuo popolo, Spirito Santo. Oh, che ci riprendiamo e camminiamo verso la Canaan celeste, verso la terra promessa, afferrando le tue promesse ed essere coinvolti da esse per portarle a destinazione. Gloria a te, oh, che sei bello, Spirito Santo. Oh, Spirito Santo, che sei bello. Vai, rilascia unzione sul tuo popolo, perché tu sei un grande Dio e ti manifesti in un modo potente in coloro che ti danno spazio. Oh, alleluia, benedetto tu sei. Oh, tu sei bello, alleluia. Sì, Signore, il Signore viene a te in questo momento perché vuole spezzare e rompere ogni catena. Sì, tu sei caduto in un laccio, tu sei avvinghiato da tanti problemi, tu ti sei avvinghiato da tanti dolori, tu che sei caduto come Giona nel profondo del mare, che sei avvinghiato da quelle alghe che non ti lasciano uscire, che ti tengono sommerso sotto, ma in questo momento il Signore viene a te e ti dice: alza la mano e vieni a me, perché io ti voglio liberare in questo giorno, io in questo giorno ti voglio dare la vittoria, perché ricordati che io sono colui che vede ogni cosa e qui vengo a te con questa parola. Colui che ha iniziato un'opera in te la porta a compimento. Ricordati questa parola che io porto al tuo cuore: non restare legato, non restare stretto nel tuo problema, perché io sono venuto proprio per salvarti in questo momento. Inizia a lodarmi, inizia a cantare, inizia a proclamare la liberazione che dando, non guardarti più dove sei caduto, ma io voglio che tu inizi a cantare le lodi a me, io voglio che tu inizi a levare il capo, a guardare verso di me, perché io ti porterò all'altra riva, perché io ti farò cantare un inno di vittoria, ti dice il Signore, ma tu devi iniziare lodare, tu devi iniziare a metterti in moto, tu devi iniziare a cercare la mia presenza e la mia faccia, perché io sono proprio davanti a te, io ti sto vedendo dove sei caduto, però ricordati questo, ti dice il Signore, tu devi elevare il tuo sguardo, ti devi
rialzare da dove sei caduto, perché io in questo momento sto per spezzare ogni legame, ogni catena, io sto per rompere ogni laccio. Sì, da dove sei caduto io lo sto rompendo in questo momento, ma tu non devi guardarti dove sei, tu devi soltanto iniziare a cantare, a lodarmi e a ringraziarmi, perché io porterò avanti l'opera che ho iniziato in te. Non te lo dimenticare, perché io proprio in questo momento, in questo istante, sono davanti al tuo cuore. Se tu alzi gli occhi della fede, io metterò in moto ogni cosa, lascerò tutto dietro, quello che è stato fino in questo momento, mi dimenticherò di ogni cosa che tu hai fatto, di ogni tuo peccato, e ti metterò in moto, perché ti darò una vita nuova in me, perché io ti amo e io non voglio vederti più così in questo stato, ma io voglio che tu inizi a cantare un inno di vittoria, perché io sono la tua vittoria e io mi servirò di te se tu solo ubbidirai e metterai in pratica le mie leggi e metterai in pratica quello che è scritto nella mia parola, perché io ti ho lasciato la guida e quella è la tua guida e quello tu dovrai fare. Che io sono il Signore che ti sto parlando e ti parlo, perché io ti amo. Alleluia, alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Se non ho forze, alzo le mani, anche se ho mille problemi, quando alzo le mani comincio a sentire un'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani comincio a sentire il fuoco. Quando alzo le mani il mio peso scoppa. Nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile, quando alzo le mani, alzo le mani, anche se non ho forze, alzo le mani. Anche se ho mille problemi, quando alzo le mani, comincio a sentire un'azione che mi fa cantare. Quando alzo le mani, comincio a sentire il fuoco. Questo è possibile.
alzo le mani. Alleluia, 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 alleluia. Che sei bello, Spirito Santo. Gloria al tuo nome, Signore. Tu sei speciale, Signore. Rilascia la tua unzione su tutto il tuo popolo, perché tu sei grande. Vai, Spirito Santo. Tutto questo è possibile quando alzo le mani. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile quando alzo le mani. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile quando alzo. Che sei speciale, Spirito. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie a te, Signore. Grazie a te, Signore. Grazie a te, Signore. Alleluia. Amen. Amen. Ci sono dei momenti mentre siamo nella presenza del Signore che sentiamo questo ospite speciale che ci tocca, ci visita. È lì che noi dobbiamo stare attenti. Non stare attenti per chiuderci. È lì proprio che ci dobbiamo spalancare di più. È lì che dobbiamo attivare nel nostro cuore la voglia di sentirlo più in profondità nella nostra vita. Perché egli è lì, sono dei momenti particolari che passa. Nel culto del Signore, nella casa del Signore, non è sempre, non è continuo, ma ci sono dei momenti particolari che tu senti. Io dico nella casa per dire nella chiesa che siamo abituati noi, ma dove sei tu? Perché quando tu partecipi sei presente, presente come nella casa del Signore. Se il Signore salva tutto il mondo, attraverso la sua parola portata con i mezzi che ci sono, egli può toccare tutti, perché la sua presenza è dovunque c'è un cuore che è aperto e viene toccato, è lì che viene toccato. C'è sempre l'esempio di un'energia che viene usata e che ci aiuta a comprendere questo personaggio speciale che è lo Spirito Santo. Però poi deve essere nostra attenzione di quando sentiamo di aprirci ancora di più, di dargli più spazio, di lasciar fare. Per prendere una vittoria dal Signore, una parola, un pezzo di una parola che ti apri, che mi apro, è lì che egli innesta la sua benedizione e c'è una trasformazione. Ti voglio dare un esempio a te che già sai, perché è bello parlare con chi già sa, così comprende anche chi non sa ancora. Quando il Signore ti ha salvato, quanto tempo ci ha messo? Quanto tempo ci ha messo per salvare? Quando il Signore ti ha liberato, quanto tempo ci ha messo? Quando il Signore ti ha liberato pure da spiriti immondi, quanto tempo ci ha messo? In un attimo, in un batter d'occhio. Come saremo anche trasformati in un batter d'occhio? San Paolo dice che noi saremo al rapimento, al momento del rapimento, saremo trasformati in un batter d'occhio e saremo rapiti. Un batter d'occhio, sai che vuol dire? Vuol dire quanto tempo ci metti tu per aprire e chiudere un occhio quando fai così. Perché Dio non ha bisogno di fare, di impastarsi le cose per poi fare. Li fai un attimo,
Siamo noi che quando incominciamo ad intuire con una intuizione profonda della presenza dello Spirito Santo, dobbiamo dirigerci in quella direzione, dobbiamo metterci, aprirci perché Egli compia l'opera sulla nostra vita. Un secondo, e il Signore lo fa ancora più semplice di quanto noi possiamo immaginare. Non c'è bisogno neppure che dobbiamo stare vicini, perché il Signore sta spandendo il suo divino potere su quanti cuori che noi non incontreremo mai in terra, ma li troveremo nel cielo. Benedetto sia il Signore. Ci troveremo come quando andremo e saremo nel cielo, ci troviamo seduti a fianco a un profeta che si chiama Abacuc, che è una persona. E dici, ma scusa, tu chi sei? Io sono Abacuc. Abacuc, ma dove ti trovavi nella Bibbia? Che non l'ho letto mai. Ah, sapevo che c'eri. E quella pagina non l'hai letta, non l'abbiamo letta. Dici, comunque sono io Abacuc. Così troviamo. Il Signore ci deve aiutare. Noi in fede operiamo perché Dio opera e poi il risultato se la vede Dio. Noi però dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo aprirci al Signore, dobbiamo inseminare verso la parola, perché la parola è il seme che opera in un modo speciale. Benedetto sia il Signore. Allora, noi dobbiamo stare attenti, perciò dobbiamo stare attenti, perciò dobbiamo metterci da parte. Ma questi principi sono nella parola del Signore. Gesù lo dice, Gesù ne parla. La vita di Gesù, quando tu la guardi, rispecchia il modo di muoversi in questo modo. Egli si appartava, si metteva da parte. Tu non ti puoi mettere da parte, però noi siamo con un sistema fatto. Essere in mezzo a 10.000 persone, perché mi capita spesso, no? Di trovarmi a un funerale che ci sono 500 persone. Io li osservo tutti, ma sono sempre solo, sto sempre nel mio brodo, perché gli occhi possono guardare, ma il cuore può restare legato al Signore. Noi dobbiamo esercitarci nel voler mantenere questo tesoro che ha messo nel nostro cuore e non perderlo per strada. Cantiamo un bel canto. 845, e poi se c'è qualche da parte del Signore, 845, quando tutto dice no, la tua voce mi incoraggia a proseguire, come dire, vai avanti, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Io ti ho promesso, vedi che le cose cambiano man mano. Quando tutto dice no, sembra che il mare non si possa aprire. So che non sono solo o sola, e quel che dici su di me non potrà mai cambiare. Restami accanto, Dio, e compi in me la tua volontà. Dio dell'impossibile, che non rinuncia a te, e la sua destra ti sostiene e ti fa vincere. L'Iddio dell'impossibile, che non rinuncia a me, la sua destra ti sostiene, mi sostiene e mi fa vincere, ti fa vincere. Chi è che ci fa vincere? L'Iddio dell'impossibile. Alleluia. Shandara la kamasidara la kamita. Quando tu la tua voce mi incoraggia a proseguire. Quando tutto dice no, sembra che il mare non si possa aprire. So che non sono solo, perché dici su di me non potrà. Restami accanto.
tutto dice no. La tua voce mi incoraggia a proseguire. Quando tutto dice no, sembra che il mare non si possa aprire. So che non sono solo, dici su di me, non potrà mai cambiare. Restavi accanto io, con di me la tua volontà. Questo è Dio, alleluia. Questi sono gli insegnamenti e il Signore così opera. Opera sulla base della sua parola quando la nostra fede si attiva in quello che Egli dice. Alleluia. Non conosco un altro metodo, alleluia. Perché un altro metodo non c'è. Signore, aiutaci. Non c'è un metodo fuori dal porre fede in quello che Egli è e in quello che Egli dice. Quando questa si attiva, si rivoluziona l'universo. Quando questa fede non viene attivata dallo Spirito Santo, è tutto morto, è tutto spento, non c'è niente. Perché non ci può essere niente? Perché è l'unica sorgente. È l'unico metodo che noi abbiamo trovato nella sua parola. La fede in un Dio presente che per lo Spirito Santo attiva la fede nel cuore del credente e il credente si trova cambiato, trasformato, benedetto, unto, guarito, liberato. Un altro metodo non c'è, ma non esiste. Non che non c'è, che forse poi lo cerchiamo un'altra parte. Tutto il resto sono tutti ingarbugli umani, sono delle matasse che non si riescono mai più a sapere e non riesci mai a trovare il capo. Noi abbiamo il capo, il nostro capo Gesù Cristo, alleluia. Che per la fede, il capo della fede è Lui, ha sfidato anche la morte sapendo che risuscitava. Per diventare il nostro capo e compitor di fede, nostro duce, capo e compitor di fede, che ci muoviamo in un modo che può dare l'impressione semplice, nostrano, casareccio, non lo so come dire, ma
Ma lui così faceva e le cose cambiavano. Le cose impossibili diventavano possibili. Diceva al vento, fermati, e quello si fermava. Diceva al mare, statti calmo, e si fermava. Un po' di saliva lo impastava, lo metteva sull'occhio, sugli occhi di un cieco che ci vedeva, perché dietro le quinte c'è l'Iddio dell'impossibile che guida. Alleluia, benedetto, che oh che sei bello. C'è un apparato grande dietro, Shattar, ci sono eserciti, c'è il potere divino. Ho detto un giorno e mi riviene. Noi vediamo molte volte una lampadina vicino a un morto che sta così, fa così, poco poco. Non abbiamo idea che impianti ci sono dietro dell'Enel, che investimenti ci sono. È vero che vediamo quella piccola luce che sembra insignificante, ma per arrivare quella luce lì, dietro ci sono miliardi di investimenti. Non so se questo ti può aiutare. Le cose che noi vediamo che il Signore fa, dietro, dove noi non vediamo, l'Iddio degli eserciti ha dei potenti eserciti. L'Iddio degli eserciti, non di un esercito. L'organizzazione di Dio e si manifesta, si attiva attraverso la fede. La fede viene attivata dallo Spirito Santo. Perciò abbiamo bisogno di dare spazio allo Spirito Santo. Quando c'è la sua presenza, Dio che è Spirito porta a destinazione le opere che dobbiamo portare. C'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore? Lo vogliamo fare? Addio, e poi prima che passiamo alla parola, c'è una sorella che ha chiesto l'unzione dell'olio e passa avanti e noi facciamo l'unzione dell'olio secondo la parola del Signore, che lo leggiamo in modo che sia chiaro che ci poggiamo su tutto quello che è la parola del Signore, e Dio onora sempre la sua parola, perché è Lui che deve fare tutto. Lui fa tutto già. Prego sorella. A Dio sia la gloria. Voglio lodare, ringraziare e benedire il Signore anche come abbiamo cantato, perché nei nostri cuori vive l'Iddio dell'impossibile e ogni cosa può fare nella nostra vita, perché è Lui che prende il comando, è Lui che la dirige, è Lui che ci dà forza, è Lui che ci dà vittoria in ogni cosa. E in queste settimane il Signore mi ha messo un verso nella sua parola che è così forte e così bello nel cuore da leggerlo, perché fa vedere tutto l'amore del Signore. È in Luca 23 che dice, ed è Gesù sulla croce che mentre lo stavano crocifiggendo diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era Gesù che con il suo amore guardava coloro che lo stavano crocifiggendo e diceva: Padre, perdonali, perché lui vedeva l'amore che di lui vedeva in quelli che lo stavano crocifiggendo, vedeva che non erano loro, ma che erano presi da una forza che non veniva da loro. E Gesù, che vede e che vedeva in loro questo, diceva: Padre, perdonali. E questo è quello che il Signore richiede anche dentro di noi, perché se in noi c'è l'amore di Dio, il vero amore che penetra nei nostri cuori, e se ci lasciamo prendere da quel meraviglioso amore, noi coloro che ci fanno del male, che ci fanno del torto, le vediamo con l'amore del Signore, perché vedremo in loro che non sono loro, che c'è un'altra forza dentro di loro che li domina, e noi possiamo dire: Padre, perdonali, perché questo è quello che chiede a noi il Signore, di pregare per loro e di dire: Padre, perdonali, perdonali, perché in questo momento non hanno la luce e non sanno quello che stanno facendo. È quello che deve gridare dentro il nostro cuore, quell'amore forte del Signore, di dire: quando riceviamo quel torto, quando riceviamo quell'offesa, dobbiamo dire solo: Padre, Padre, perdonali, perdonali, perché questo deve essere il sentimento dentro il nostro cuore, quello di vederli perdonati dal Signore, vederli salvati, vederli che il Signore li possa conquistare, che l'amore suo li possa conquistare. Questo deve essere il sentimento nel mio cuore e nei cuori di coloro che state ascoltando.
soltanto quando vedete un torto, quando vedete un male che vi viene fatto, dite: Padre, perdonali, perdonali, perché in quel momento non sono nella luce, sono le tenebre che gli hanno oscurato la vera luce che dovrebbe brillare in loro. E a volte può essere anche che ce lo fanno dei credenti, ma anche loro in quel momento sappiamo che non sono, vengono prese anche loro dall'avversità del nemico che li acceca la mente, e in quel momento non sanno che stanno facendo. Ma il Signore a noi questo ci dice: di pregare, di dire: Padre, perdonali, perdonali, perché questo deve essere il sentimento dentro il nostro cuore, di vederli perdonati dal Padre. Dio ti benedica e ci benedica. C'è qualcun altro che ha qualcosa da parte del Signore? Se non c'è nessuno, dobbiamo fare l'unzione dell'olio. Sorella, vuoi passare avanti? Benedetto tu sei, vieni qui vicino a noi, tutti e due. Allora, venite qua. Ecco, ci mettiamo così e poi adesso leggiamo prima. Vogliamo leggere perché facciamo questo? Cosa dice la Scrittura? Vogliamo leggere in Giacomo capitolo 5, dal verso 13. Benedetto sei, Signore. Quando ci poggiamo sulla Scrittura, noi stiamo tranquilli col Signore. C'è fra voi qualcuno che soffre? C'è qualcuno d'animo lieto? Salmeggi. C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della Chiesa e preghino essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà. E se egli ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi. Confessate dunque i falli gli uni agli altri, cioè se abbiamo sbagliato, se abbiamo delle difficoltà che si sono create, è buono che diciamo: scusami, perdonami, e pregate gli uni per gli altri, onde siate guariti. Molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia. Poi ci porto un esempio, quanto è importante che noi facciamo come dice la sua parola. Elia era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi e pregò ardentemente che non piovesse, e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converte, sappia colui che chi converte un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati. Ogni cosa nella parola del Signore ci dà le direttive di quello che dobbiamo noi fare. Ora abbiamo capito che non è l'olio in sé, ma è la preghiera della fede e l'ubbidienza a ciò che dice la parola del Signore. Noi non chiediamo uno che cosa ha, che cosa non ha, perché quando andiamo al Signore, il Signore sa meglio di noi. Basta portarlo al Signore, il Signore fa tutto quello che dice nella sua parola. Dice qui che guarirà il malato e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Il Signore fa una ristrutturazione completa, perché egli è il creatore della parte spirituale e della parte fisica, e noi così facciamo e ci aspettiamo grandi cose dal Signore. Signore, noi facciamo secondo la tua parola e nel nome di Gesù Cristo chiediamo a te che si realizzi nella vita della sorella quello che tu hai dichiarato nella tua parola, che sarà guarita e sia
caso dei peccati gli saranno perdonati. Noi ti vogliamo ringraziare perché sappiamo che tu sei fedele, Signore. Nel nome potente di Gesù Cristo ti ringraziamo e ti benediciamo. Amen. Fratello, vieni tu. Signore, noi veniamo a te nel nome di Gesù Cristo. Ci poggiamo sulla tua parola che ci indichi di fare in questo modo. La tua parola ci dice che la preghiera della fede salverà il malato, guarirà il malato e se ha commesso dei peccati, tu lo perdonerai. Spirito Santo di Dio, tu che sei il vero olio, la vera unzione, ungili, Signore, nel nome potente di Gesù e che diventino degli strumenti nelle tue mani per la gloria di Gesù Cristo. Insieme ti ringraziamo. Amen. Amen. Grazie, Signore, andate. Ed ora vogliamo passare alla parola del Signore. Non so se c'è qualcuno che ha qualche altra cosa. Se voi avete desiderio di avere l'unzione dell'olio, noi siamo qui. Vengono da un po' lontano da qui per fare questo, perché la parola del Signore lo dice. Se tu senti il bisogno di poterlo fare, forse nella tua chiesa non viene esercitato, noi siamo qui sulla base della parola. Tutto ciò che dice la parola del Signore, noi lo facciamo, perché poi il Signore lo deve fare e noi sappiamo che il Signore lo fa, lo abbiamo sperimentato migliaia di volte e abbiamo visto l'opera grande del Signore e da Lui soltanto va la gloria. Passiamo alla parola del Signore in questo giorno che leggiamo insieme. Camminare con Dio, cioè camminare con Dio è molto importante perché è un cammino. Signore ci deve liberare dal fatto di fare un po' sì e un po' no, senza, è uno stile di vita. Nel momento che noi incontriamo il Signore, dobbiamo intraprendere un cammino, perché ci dobbiamo acculturare, dobbiamo sapere, il Signore ci deve aiutare, perché è come trasferirsi da una nazione all'altra. Se noi ci spostiamo dall'Italia e andiamo in Inghilterra, là si viaggia a sinistra, è tutto un altro modo, mentre devi attraversare la strada, qui guardi prima a sinistra per vedere se arriva una macchina, là devi ricordare che devi guardare a destra, perché se guardi a sinistra là ti trovi sotto una macchina e non te ne accorgi, e devi guidare diversamente all'altra parte e devi sempre ricordare, c'è una segnaletica, qualche volta è stato calcolato che volevano passare anche l'Inghilterra a destra, ma hanno fatto i calcoli quanto costava per cambiare tutto l'apparato, dovevano cambiare semafori, segnaletica stradale, il tutto, e hanno abbandonato l'impresa perché era un costo che non finiva mai. Ma perché serviva tutto? Perché serve tutta questa cultura? Perché in realtà le cose non li hanno cambiate. Dio non ha cambiato le regole del regno di Dio che ha scritto nella sua parola. Vuole cambiare noi che man mano le applichiamo nella nostra vita. E guardiamo insieme, ci dà sempre degli esempi. Perché ora, ultimamente, con questa bella esperienza che ci sta facendo fare il Signore, scopriamo che cosa? Che un sacco di gente ci ringrazia. Perché? Perché noi, tenendo la Bibbia chiusa sul comodino e la parola del Signore chiusa in qualche biblioteca, non abbiamo mai scoperto le ricchezze che ci sono dentro, mentre le testimonianze di migliaia di persone che ci ringraziano, ma io dico ringraziamo Dio, si scoprono cosa c'è nella parola del Signore, perché una volta parla il fratello Tizio, una volta il fratello Gaio, una volta cominciamo a comprendere tante cose e c'è un rinnovamento nella nostra vita che ci trasporta nella giusta direzione. Ed è importante, però noi non dobbiamo pensare o sono già arrivato, perché molte volte ci acculturiamo, invece no.
dobbiamo viverlo, perché poi deve subentrare comunque lo Spirito Santo, che ci deve dare quella guida continua che abbiamo, perché non esiste un pastore che ti può dire tutto quello che devi fare. Puoi stare, puoi essere anche la figlia, il figlio del più grande predicatore del mondo, però non ti può essere di aiuto come ti deve aiutare lo Spirito Santo. E guardiamo insieme: Enoch camminò con Dio, poi disparve perché Dio se lo prese. Che vuol dire? Che quando incontrò il Signore all'età di 65 anni, cominciò un cammino nuovo, una ricostruzione nuova. E il Signore ci deve aiutare, perché più approfondiamo, più lo Spirito Santo ci fa comprendere quelle regole che possono sembrare strane per gli altri, ma diventano forti per noi, perché lo Spirito Santo ci fa sentire quella cosa, noi la dobbiamo fare così. Molte volte noi ci vogliamo difendere, e a quale credente non succede nel dire: ma Signore, ma lo fa pure il fratello Tizio, lo fa pure il fratello Gaio. Lo Spirito Santo ti dice: tu non mi devi dire che fanno gli altri, io ti dico che devi fare tu. Tu non ti devi misurare con gli altri, perché molte volte gli altri non sappiamo in che contesto vivono, ma lo Spirito Santo ci aiuta. Questo Enoch si mise e camminava con Dio. Non aveva la Bibbia, non aveva le epistole, no. Aveva un rapporto che lo trasportava avanti. Dall'età di 65 anni a 365 egli camminò così, tanto che la passione cresceva di essere guidato da questo grande Dio. Dio lo trasportò, lo traslò. Due persone risultano traslate, Elia e Enoch, che non hanno gustato la morte. Guardiamo nel verso 23 che cosa dice. Il Signore ci aiuti. E poi vediamo il perché Dio fa. E tutto il tempo che Enoch visse fu 365 anni. E questo perché 300? Se noi guardiamo nel contesto, c'erano uomini di 930 anni, 900, 700, 775. Quest'uomo 365. Perché davanti c'erano dei grossi problemi. Vediamo adesso insieme, e Dio, per risparmiargli tutto il peggio che stava davanti, lo traslò prima. Molte volte Dio ci toglie certe sofferenze e ci porta a casa prima. Io spero che noi desideriamo non di mollare per andarcene, ma che abbiamo sempre quella voglia di avere un incontro speciale col Signore. Non è che gli chiediamo di volercene andare, però io mi ricordo subito dopo la salvezza tutti i giorni gli dicevo: Signore, portami in cielo, portami in cielo. E glielo dicevo sempre col cuore: Signore, ma qui che ci faccio? E un giorno mi disse: ma se io tutti quelli che salvo me li porto in cielo, chi resta per annunciare la mia parola? E allora disse: vabbè, allora se è così allora fammi restare, cerca di aiutarmi, perché se no io poi resto per strada. La sua vita breve fu risparmiato, e non assaporò i tempi che stavano per arrivare. Che tempi c'erano davanti? Guardiamo in Genesi capitolo 6 verso 11. Dice che la terra era corrotta davanti a Dio ed era ripiena di violenza. Immaginiamo che cosa c'era, che Dio dovette intervenire in un modo potente. E guardiamo nel verso 9 dello stesso capitolo che cosa stava davanti. C'era un altro che in quel contesto, questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio, benedetto sia il Signore. Vedete, i tempi possono essere come vogliono, ma nessuno può decidere per te e per me che cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare. Benedetto sia il Signore. Questi due esempi ci aiutano, perché nella parola del Signore troviamo
che quando noi decidiamo di voler servire il Signore e camminare col Signore, troviamo sempre come poterlo fare. Noè camminò con Dio e guardiamo perché camminò con Dio. Verso 8 dello stesso capitolo. Noè aveva trovato grazia agli occhi dell'Eterno. La grazia è un qualcosa immeritato, non è che era questo grande personaggio che chissà, era uno come noi, che aveva i suoi difetti, i suoi pregi, così siamo noi, la nostra natura così ci fa, ma noi troviamo un riscontro che ci aiuta per poter dire stamattina, oggi ancora possiamo dire, noi possiamo camminare con Dio, benedetto tu sei Signore. Noi possiamo, perché se uno viveva in un contesto e l'altro viveva in un altro contesto, quando troviamo grazia presso Dio, noi possiamo continuare il cammino, perché la grazia ci sa trasportare, è un involucro speciale dove noi possiamo continuare, perché Dio non si è fermato di graziare coloro che desiderano poter camminare con Lui. Se noi leggiamo in Giovanni capitolo 1 verso 16, troviamo che Dio non si è fermato di manifestare la grazia. Infatti è della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto e grazia sopra grazia. Addirittura Dio che ci viene a cercare in Gesù Cristo, che include il suo potere con tutto quello che ci serve per camminare insieme con Lui, dichiarandoci che cosa? Io sono con voi fino alla fine dell'età presente. La grazia di Dio non ci mantiene un pezzo e poi ci molla come una benna di quelle benne di escavatori che si aprono così e cade. Quando Dio ci avvolge nella sua grazia e noi abbiamo il desiderio che aveva Enoch, che aveva Noè e che avevano altri uomini di Dio che insieme guardiamo, non ci sarà nulla che ci potrà separare dall'amore di Dio, e colui che è in noi, dice la parola del Signore, è più forte di colui che nel mondo, anche se con tutto il suo potere che domina in questo mondo non ha il potere di staccarti o di staccarmi dal piano di Dio. Io sono con voi. Guardiamo chi poi in pratica altri hanno camminato con il Signore. Giosuè capitolo 1, Dio dichiarava la stessa cosa che ha dichiarato Gesù, perché hanno lo stesso progetto. Dio incoraggia chi deve portare avanti un cammino insieme con Lui. Solo insieme. Nessuno ti potrà stare a fronte tutti i giorni della tua vita. Signore, aiutaci questo giorno di porre mente e poggiarci su ciò che Tu ci dici. Perché noi siamo tanto scadenti che ogni piccola difficoltà il nemico ce la ingrandisce e noi la sappiamo ingrandire di più. E pare che le difficoltà che abbiamo davanti sono tanto grandi che non ci permettono di camminare con il Signore. E questo non è vero, perché la parola del Signore dice quando noi incamminiamo e cominciamo a camminare col Signore, la sua parola stamattina, oggi, adesso, mentre l'ascoltiamo, dice nessuno ti può stare a fronte. Porta un esempio che lui conosce bene, perché Giosuè, camminando insieme con Mosè, aveva una piena conoscenza che Mosè non gli erano mancate le difficoltà, però in mezzo a tutte quelle difficoltà, come quelle di Enoch, come quelle di Noè e come quelle di Mosè, ed ora che si deve imboccare le maniche Giosuè, Dio garantisce la sua presenza. Dio oggi a te e a me fa la stessa cosa, perché la parola di Dio è vivente
e si ripete, si leva e diventa la tua e la mia parola, mentre Egli la fa sentire ai nostri orecchi, la deposita nel nostro cuore, diventa la sua parola che si ravviva dentro di noi. Così sarò teco, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questo è l'Iddio che noi stiamo camminando insieme, io e tu. Guardiamo il verso prossimo, che cosa ci dice. Sii forte e fatti animo. Noi abbiamo bisogno, perché noi siamo demolitori. Basta che uno dice che qualcosa non funziona, un altro è, e scendiamo sempre più giù. Quando andiamo alla parola del Signore, va a fermare quella posizione di degrado e comincia a farci, a ristrutturarci con la sua parola, che viene a noi dicendoci: guarda quanto è forte questa parola, sii forte e fatti animo. Basta con restare come uno sconfitto, una sconfitta di fronte a qualsiasi posizione, perché una volta che Dio dice io sono con te, noi dobbiamo camminare come abbiamo visto che camminavano quelli che hanno portato a destinazione il loro cammino fino in fondo. E quello che ha portato Noè non è stato tanto scarso, perché 120 anni ha dovuto per una vita, per un lungo tempo, continuare ad operare, a muoversi. Immaginate voi, ogni mattina che si alzava con la sua famiglia e con tutti i dipendenti che aveva, che facciamo oggi? Facciamo l'arca. Che facciamo oggi? Facciamo l'arca. E dove la facciamo? La facciamo dove non c'è acqua. Signore, aiutaci. Ridicoli di fronte agli uomini è un impegno serio, perché Dio vuole fare delle cose grandi. Perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare ad essi. Guardiamo il verso 7. Solo sii forte e fatti risolutamente animo. Fratelli, noi dobbiamo parlare a noi stessi molte volte. Io mi ricordo, prima abbiamo cantato quel canto che dice: o alma mia, perché ti abbatti? Ma nel senso che si doveva tirar su. In pratica noi dobbiamo proprio fare così con noi stessi. Noi, se non parliamo pure a noi stessi, noi non ce ne usciamo più. Mi ricordo mio padre, era un uomo attivo, padre di 10 figli, e i tempi erano quelli che erano, però qualche volta vedevo che se la prendeva con se stesso, si lamentava del suo proprio corpo e allora reagiva. Mi ricordo che stava così e ogni tanto faceva: ma non capisco questo corpo come è fatto. Prima di mangiare dice che si sente debole e non ce la fa, e lo portò a mangiare. Poi dopo mangiato gli viene il sonno e sembra che è normale. Ma poi dico: abbiamo mangiato, ci siamo riposati, ma adesso ti vuoi muovere? Diceva con se stesso. Quando vedeva che non si muoveva, se la prendeva con sé. Faceva un po' di ginnastica, si muoveva, perché voleva reagire alla situazione. Signore, aiutaci. Noi dobbiamo reagire, perché se Dio ci ha dato un mandato, delle promesse, un potere, lo dobbiamo amministrare. Dobbiamo amministrare. Guardiamo la vita di quest'uomo. Spesso troviamo nella parola del Signore che è in combattimento, ma non stava così. Spesso leggiamo di quest'uomo che la mattina di buon'ora, mentre tutto il campo riposava, egli era già lì all'opera. La reazione per portare a destinazione l'opera che gli era stata affidata. Ma non è solo Giosuè. Se andiamo da Neemia, la stessa cosa. Sapeva di aver ricevuto una chiamata, si sapeva di aver avuto un mandato, aveva visto che la mano di Dio era con lui, però mentre tutti gli altri dormivano, lui con un mulo girava dove
doveva poi vedere come mettere in moto le cose. La luna guardava quelle cose. Signore, aiutaci. Noi siamo delle persone speciali. Guardiamo gli uomini di Dio. Quando guardo Abramo, che era anziano, sono anziano, adesso mi ci misuro, dico però, questo pure aveva tanti impegni, aveva tante cose da fare, aveva gli uomini, il clan, che erano migliaia di persone, il nipote che gli dava fastidio, non tanto il nipote, ma quanto, e poi camminando lo fecero prigioniero, e poi fratelli, sorelle, le difficoltà che noi abbiamo con il Signore, noi li possiamo affrontare, perché lo Spirito Santo, quando è il momento che dobbiamo poi muoverci, ci dà le direttive, e allora, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data, non ti dare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque tu andrai. Perché il Signore dà la sua parola? Ho detto prima che per conformarci ad altre leggi abbiamo bisogno di avere un certo impegno. Noi, per piacere al Signore, dobbiamo assorbire dalla sua parola. Forse adesso il Signore ci sta aiutando, perché nella sua parola dice: beato chi legge. Noi italiani non siamo dei grandi lettori, quelli che sono troppo lettori leggono, ma poi non esprimono mai niente fuori, immagazzinano sempre, sono delle persone obese che leggono, ma non lo trasmettono mai a nessuno, se lo tengono lì come una cultura che se la portano nella tomba. Il Signore ci deve aiutare. No, noi dobbiamo incorporare ed amministrare, perché la parola del Signore deve diventare la nostra forza per avere le direttive e dare le direttive. Noè non aveva solo le direttive per camminare con Dio per sé, aveva anche le direttive come doveva fare l'arca, aveva anche le direttive come amministrare le cose che gli avevano affidato. Dio ti ha affidato qualcosa, mi ha affidato qualcosa, dobbiamo ricevere direttive, e queste si sprigionano dalla nostra vita attraverso la forza e il potere della sua parola, che prende forza nella nostra vita. Guardiamo il verso 8, che cosa dice? Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Man mano noi dobbiamo chiedere informazioni come modellare questo nostro modo di camminare e di agire. Dobbiamo ricevere un po' di quella passione che ebbe Enoch, che non appena scoprì che c'era un sistema nuovo di vita, incominciò a prendere passione per voler camminare nelle direttive che gli dava quell'Iddio che aveva incontrato. Noi abbiamo bisogno che lo Spirito Santo, che ha iniziato un'opera nella nostra vita, gli dobbiamo dare lo spazio conforme alla conoscenza della parola, perché lo Spirito Santo non si discosta dagli insegnamenti che sono nella sua parola, perché è lui che l'ha alitata, che diventasse la nostra guida, ed è lui che la riattiva per noi come amministrare le cose che ci dà. Ma qui non si ferma, vedete, mentre camminiamo col Signore, dice qui la parola del Signore, camminare, assorbire la parola che dà direttive e forza. Noi quando camminiamo più decisi, quando ci poggiamo sulla parola del Signore, voi non potete immaginare con quanta tranquillità il mio cuore sviluppa l'unzione dell'olio. Perché? Perché lo dice la parola del Signore. Ma io so che ce ne saranno tanti che hanno un'interpretazione diversa e tanti che prenderanno come qualcosa di vecchie regole. Siamo nel 2017, quel pastore fa le cose che si facevano 2017 anni fa. No, lo dice la parola del Signore. Perché Dio, attraverso lo scrittore sacro, ha trasferito ciò che aveva detto nel Deuteronomio: io sono l'Iddio che ti guarisco,
Dio ha preso quella parola, l'ha trasferita nel nuovo patto attraverso uno scrittore guidato dallo Spirito Santo per ristabilire che cosa? Il patto di guarigione. Io sono l'Eterno che ti guarisco, in questo c'è il contesto. Io sono l'Eterno che ti guarisco facendo che cosa? Facendo quello che io ti ho detto. Tu devi fare la tua parte, io faccio la mia. Tu fai il simbolo, io faccio il mio. Samuele, tu ungi Davide e io gli do il potere interno. Benedetto sia, perché è sempre lo Spirito Santo. Ma noi dobbiamo conoscere queste cose, applicarle nella nostra vita e poi muoverci. Verso 9 che cosa dice? Guardiamo il verso 9. Tutto il pacco che noi prendiamo, la conoscenza, l'ispirazione divina, la guida dello Spirito Santo, diventa un patrimonio per noi. Ma guardate quanto è bella questa parola. Non ci basta saperla. Quando Dio dice una parola, diventa comando per noi. Diventa un ordine di Dio. Noi non possiamo restare così, abbiamo letto la parola. Ci sono alcuni, vi porto degli esempi, giusto da capire. 20 anni vanno in chiesa e gli chiedi, ma sei battezzato? No, ma io ancora non sento. E che devi sentire? Gesù ha dato un ordine. Ha detto che chi ha creduto e sarà stato battezzato, come le ha incorporata la parola? Cioè la parola l'hai letta, ma che cosa ti dice? Ti dice che tu ti devi arruolare tu. Ci sono delle volte che lo Spirito Santo mi dice di dire alla persona che sto parlando, ha dato tutte le tue mani, tu amministralo tu. Fammi vedere come l'amministri. Dio ci dà le cose, ce li dà che noi li dobbiamo amministrare, perché quando li porta nella nostra mente, noi li dobbiamo esercitare, noi li dobbiamo fare. Ciò che metteva nel cuore di questo uomo è che la mia parola poi per te diventa un ordine da parte mia, che tu quando lo fai ed ubbidisci la mia presenza e il mio potere ti porta avanti. Noi dobbiamo guardarle queste cose. Quando noi comprendiamo da parte del Signore delle cose, noi dobbiamo prenderle come un ordine suo. Quando dice andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, non ce lo dice per un'informazione, giusto da una cultura mentale, giusto per fare. È un ordine del Signore che dice chi ha creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi no sarà condannato. L'ordine suo diventa un'esecuzione per noi. Andate in tutto il mondo e predicate la mia parola. Andate e fate discepoli. Che cosa sono? Guardiamo cosa dice la parola del Signore. Non te l'ho io comandato. Noi quando camminiamo col Signore, io non credo che Dio disse a Noè, vedi un po' se riesci a fare un'arca, falla come meglio puoi. Ma che siamo ridicoli noi credenti moderni. Secondo voi che cosa fece? Gli diede un progetto che ogni giorno doveva guardare l'architrave, gli dava la foresta, gli diceva quale albero doveva tagliare, gli dava l'intelligenza, perché tanto Dio collaborò che, con Noè, che la porta la chiuse Dio. Dio collabora o non collabora? Ma la nostra parte, e io voglio parlare a voi, voglio parlare a quanti mi ascoltano e a me stesso, a me che ne ho bisogno. Fratelli, se noi applichiamo come ordini divini quelle cose che dietro c'è un ordine, la parola del Signore, sapete cosa sta dicendo a noi, non a Giosuè? La conoscenza che tu hai estratto dalla mia parola è diventato un ordine che tu lo devi fare e io sarò con te. Possiamo leggerlo al contrario, perché quando non sapevamo non eravamo responsabili,
Ma nel momento che noi sappiamo, è inutile che ci giriamo intorno a proferire parole vuote, e che no, Dio dice, dopo tu hai preso conoscenza, io ti ordino che tu devi essere forte. Cioè, in parole diverse, io vedo i credenti che camminano con Dio, che Dio mi fa grazia di vederli, che sono scrupolosi, me l'ha detto Dio, io non posso venire meno, io non posso cambiare, io non posso spostarmi, perché me l'ha detto Dio, perché Dio ti vuole far crescere, credente. Quando tu lo applichi come un comando di Dio nella tua vita, il Signore ci deve aiutare, il Signore ci deve aiutare. Sentivo una testimonianza su ieri per televisione, che parlavano su Sky, parlavano di questi che vengono, questi stranieri musulmani, e c'era una donna imbavagliata come camminano loro. Lei si difendeva in questo modo: ma se l'Iddio che io servo vuole che io stia coperta, perché io mi devo modificare come vuoi tu? Tu parlava con il giornalista. Lei in sé aveva la convinzione che l'Iddio che lei serve vuole che cammini coperta, e non si importa di tutti gli europei che possono pensare diversamente. Dice, fratello, ma tu che cosa vuoi dire? Voglio dire che noi abbiamo la conoscenza del Signore, ci deve essere nella nostra vita un solo sentimento, di piacere al Signore. E quando Lui parla e conosciamo, diventano ordini per noi, perché il benessere, i risultati sono noi applichiamo quello che ci dice. Egli mi ha detto, io dal 2006 ti ho fatto recuperare perché tu hai fatto 3 infarti e non ci dovevi essere più. Io ti faccio stare bene, io non ti faccio mancare niente. Ma tu devi fare una cosa, devi fare quello che ti dico io. Mi conviene o no? Non te l'ho io comandato. Che risultati posso avere se io me ne vado per i fatti miei e faccio quello che mi dice la terra? Non te l'ho io comandato. Sii forte, fatti animo. Vabbè, ma che cosa? Ma lui mi fa svegliare alle 4 e non mi sento stanco. Allora devo però alzarmi. Se io mi rimetto a dormire, riprendo, mi sveglio alle 9. Lui mi fa svegliare, ma io mi devo alzare, perché mi dice, dai, alzati, preparati. Benedetto sia il Signore. Noi dobbiamo camminare col Signore. Camminare col Signore vuol dire quello che abbiamo letto prima. Enoch camminò con Dio. Noè camminò con Dio. Noi dobbiamo camminare sotto gli ordini che scopriamo nella sua parola, applicarli nella nostra vita, perché egli ha un progetto per ognuno. Non credo che Enoch camminava come Noè, perché avrà avuto dei compiti diversi. Però comunque bisogna camminare con Dio. Sii forte e fatti animo. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco dovunque tu andrai. Benedetto sia il Signore. La parola diventa ordine. Ti comando, dice Dio, insieme a tutte le direttive che scopri nella parola, ti comando di essere forte. Molte volte ci abbandoniamo, molte volte ci rilassiamo. Più ci rilassiamo, più diventiamo mosci. Più mi viene in mente mio padre, che se la prendeva con se stesso, perché dice, ma com'è possibile che questo corpo vuole fare, mi trasporta sempre in una direzione diversa. Però prendeva e addrizzava il modo di muoversi. Signore, aiutaci. La conoscenza di Dio diventa ordine nella nostra vita. Per piacere a Lui dobbiamo prendere ordini da Lui e camminare nelle che gli ci dà. Vogliamo ringraziare il Signore, ci vogliamo alzare in piedi.
Benedetto tu sei. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, perché tu vuoi fare un esercito potente. Tu sei il grande generale e stai istruendo i nostri cuori per dire: vogliamo o non vogliamo camminare con te? Vogliamo o non vogliamo combattere per la fede una volta insegnato? Vogliamo o non vogliamo seguirti per avere tutto quello che tu dichiari nella tua parola? Signore, aiutaci, non farci essere come quelli che parlano ma non fanno nulla. Aiutaci, Signore, perché la responsabilità aumenta. Benedici il tuo popolo, aiutaci ad alzare il nostro capo e a metterci nel posto che tu desideri che noi siamo, perché noi siamo parte dei tuoi eserciti, siamo l'esercito terrestre. Signore, aiutaci però ad occupare il posto che tu desideri, come tutti gli altri eserciti sono all'ordine tuo e ti ubbidiscono. Tu, Signore, questo giorno ci hai detto che la conoscenza che abbiamo diventa ordine per noi. I doni che tu ci hai dato per portarli a destinazione, tu ci ordini di come dobbiamo amministrarli. Ti ringraziamo, Signore, per lo Spirito Santo che in questo giorno sa portare le giuste riflessioni ai nostri cuori per camminare con te. Ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo. Amen. Amen. Grazie a te, Signore. E il Signore ci benedica e vi benedica insieme. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30. Continuate a pregare per noi. E a martedì, Dio piacendo, saremo dalle 10:30 a mezzogiorno sul canale 161, Canale Italia, su tutto il territorio nazionale, per un'ora e mezza, tutti i giorni, dalle 10:30 alle 12. Fate sapere ai vostri amici, parenti, se vedono Canale Italia, allora saremo lì e porteremo la parola, allargheremo. Dio vi benedica, pace.